Dentro il mare della fantasia c'è una grande nave che ti porta via e ti trovi già Ciao a tutti. Oggi vi voglio raccontare una storia tratta da questo libro, Tutte storie di Bruno Ferrero. Il titolo è Il lungo, il piccolo, il grosso ed è la storia di tre amici. C'erano una volta tre ragazzi che erano molto amici. Il primo, Piero, era uno spilungone così alto, ma così alto che doveva portare i vestiti di suo padre. Il secondo, Marco, era così grosso, grosso, ma così grosso, che la sua mamma per fargli un abito aveva usato un tappeto. E il terzo, Gigi, era così piccolo, ma così piccolo, che portava ancora i calzoncini a palloncino con i pizzi. Così, quando passavano per la strada, tutti gli altri ragazzi si contorcevano per le risate e si facevano grandi beffe dei tre poveri amici. Ehi là, come va, gran perticone? Hai sbaffato oggi, Barilotto? Ehi, pulce invisibile, dove sei finito? Non ti vediamo più! Naturalmente, il lungo Piero, il grosso Marco e il piccolo Gigi fingevano di ridere anche loro. In fondo, però, non trovavano la cosa per niente divertente. Piero camminava piegato in due per sembrare meno alto. Marco rasentava i muri per sembrare meno grosso. E Gigi marciava sempre in punta di piedi per sembrare un pochino più alto. Ma gli altri ridevano ancora più forte e dicevano: Hai mal di schiena, giraffone? Hai paura di respirare, gran cassa? Fai danza classica, microbo? Così tutti e tre non ne potevano veramente più. Un giorno il sindaco della città fa suonare tre volte la campana e tutti gli abitanti si radunano nella grande piazza. Accanto al sindaco ci sono Pino Abete, che fa il boscaiolo, e Candida, sua moglie, che fa la lavandaia. Pino Abete ha le gambe che tremano e Candida si asciuga gli occhi con il suo grembiulone. Il sindaco dice: Ascoltate tutti! Voi conoscete Mandorlina, la figlia di questi due vecchietti? Ebbene, mentre loro due erano al lavoro, la strega l'ha rapita e forse la divorerà. Ci vorrebbe qualche persona coraggiosa per andare a riprenderla, perché i suoi genitori sono troppo anziani, anche solo per andare fino all'isola della strega. Chi si offre per questo compito? Ma la gente alza le spalle, gli uomini rispondono che non hanno tempo, le donne che hanno tanto da fare, da cucinare, da stirare, e i ragazzi che tutto sommato non tocca mica a loro. Sentendo questo, i genitori di Mandorlina si rimettono a tremare e a piangere ancora più forte. Allora Piero, Marco e Gigi gridano insieme: Noi, noi, vogliamo andarci noi! Partono subito, sulla barca che ha prestato loro il sindaco. All'inizio tutto va a gonfie vele, il cielo è azzurro, l'acqua del fiume è limpida e sulle rive gli uccellini cantano a più non posso. Ma a poco il cielo diventa grigio, l'acqua del fiume è sempre più nera e non ci sono più uccellini sugli alberi scheletriti e spogli delle rive. Finalmente i tre ragazzi approdano sull'isola della strega e scendono a terra. Tutto è rosso, la sabbia, gli alberi, le rocce. I tre hanno un po' di paura e avanzano con circospezione, l'uno dietro l'altro. In mezzo all'isola sorge la casa della strega. Il tetto è formato da micidiali e aculei viventi. Le finestre hanno delle ragnatele invece dei vetri, ragnatele con un ragno assassino in agguato. E la porta è fatta di vipere sibilanti. All'interno della casa si sente la voce della piccola mandorlina. Presto, per piacere, sbrigatevi! La strega è uscita per raccogliere ortiche! Vi supplico, portatemi via! I tre ragazzi si lamentano preoccupati. Ma come facciamo ad entrare senza farci pungere o avvelenare? C'è una parola magica da pronunciare? E Mandorlina piange. Non lo so! I ragazzi allora provano tutte le parole magiche che conoscono. Abracadabra! Sesamo, apriti! Sim, salabim! Bim, bum, bam! Ma non succede niente. I grossi ragni corrono sulle loro tele leccandosi i baffi.
Gli aculei del tetto si aprono minacciosi e le vipere sibilano mostrando la lingua biforcuta. Il piccolo Gigi dice: «Dobbiamo appiccare il fuoco alla baracca, è l'unico modo per cacciare queste orribili bestiacce». Subito Marco e Piero si danno da fare per ammassare davanti alla porta della legna secca e Gigi accende un fiammifero. Il fuoco attacca, arde, divampa, si attacca ai muri rossi. Gli aculei, i ragni e le vipere, affumicati e arrostiti, spariscono a tutta velocità. I ragazzi liberano Mandorlina e corrono verso il battello. Ma la strega ha sentito l'odore del fuoco, lancia un urlo di furore e si precipita verso la sua casa per metà bruciata. Afferra il suo pentolone pieno di acqua bollente e inforca la sua scopa volante. Troppo tardi. I ragazzi sono già sulla barca e levano l'ancora. Allora la strega sferra un gran colpo con il manico della scopa e fa un grosso squarcio sul fondo dell'imbarcazione e sghignazza: «Non andrete lontano con tutta l'acqua che vi entrerà nella barca!» Ma il piccolo Gigi ha visto il buco sul fondo della barca, si raggomitola tutto come una palla e tura la falla in modo così perfetto che neanche una goccia d'acqua riesce ad entrare. La strega si infuria: «Ah, è così, ora verrete!» Versa nell'acqua il suo calderone di acqua bollente e tutto il vapore diventa un nebbione bianco spesso e impenetrabile. La strega sogghigna: «Ora non potete trovare la rotta per tornare a casa!» Ma Piero si arrampica sull'albero del battello e i suoi occhi arrivano giusti sopra il nebbione e così può indicare la rotta senza sbagliarsi. La strega urla: «Non potete sempre cavarvela così, cari miei!» E l'orribile vecchiaccia allarga la sua enorme massa di capelli in modo da impedire al vento di gonfiare la vela del battello. La vela ricade subito mestamente, floscia contro il palo e il battello si ferma. Ma Marco gonfia i suoi polmoni e soffia nella vela ancora più forte del vento. In un momento i tre ragazzi sono in vista della città. Il sindaco, Pino Abete, Candida e tutti gli altri sono là che aspettano. Li accolgono con uno scrosciante applauso. Da quel giorno nessuno ha mai più osato prendere in giro i tre amici. Dovreste vedere con quanta fierezza passeggiano, tutti e tre con Mandorlina, nel bel mezzo della strada. Alla prossima.